Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'evento Comarca Digital Innovation Experience 2022. Un evento, un appuntamento annuale organizzato da Comarca, software house globale con un'esperienza multinazionale e multisettoriale, presente da quasi 30 anni nel panorama IT. È un evento che vuole dare voce all'innovazione. Terza edizione, seconda in formato virtuale, che ha scelto come filone innovativo quest'anno quello della Customer Experience. Customer Experience come misura del processo di rivoluzione digitale dei mercati. Customer Experience, un viaggio che mette al centro il cliente, vuole esaltare e ottimizzare l'esperienza del cliente. Una dinamica che è stata fortemente influenzata in quest'ultimo periodo, nell'ultimo biennio, da quello che è stata la situazione emergenziale e pandemica, che in qualche modo ha fortemente spinto consumatori e aziende a potenziare e a intraprendere percorsi, a intraprendere interazioni digitali con quelli che sono i fornitori, verso i fornitori di prodotti e servizi. Ma quali sono le dinamiche, quali sono le principali dinamiche che plasmeranno oggi e nel prossimo futuro la Customer Experience moderna? Cosa spinge un cliente ad affidarsi a una piattaforma d'acquisto o a un fornitore di servizi in un settore verticale piuttosto che ad un altro? Sono solo alcune delle domande che andremo, diciamo, a sviluppare, a porre a quello che è il nostro parterre di relatori, speaker che hanno, diciamo, una focalizzazione particolare in alcuni settori verticali e che hanno una visione su questa tematica. Sono loro che prenderanno il tema della customer experience e affronteranno e da una particolare angolatura. Ci spiegheranno tendenze, porteranno casi di studio, racconteranno esperienze e porteranno testimonianze. Lasciatemi raccontare il format di questa giornata, di queste 2 ore insieme, 2 ore, 2 ore dense di approfondimenti. Allora, voglio andare e a presentarlo. Sessione plenaria, una sessione plenaria di 1 ora e mezza e vi faccio vedere i nomi dei relatori. Un'ora e mezza di approfondimento sul tema. Abbiamo detto customer experience da diverse angolature. Abbiamo diciamo racconti e punti di vista più orizzontali che ci racconteranno lo scenario e degli approfondimenti un po' più verticali. I verticali saranno su tematiche quali l'IoT e la customer loyalty piuttosto che la sanità digitale, ma anche approfondimenti proprio sulle nuove tecnologie, sulle tecnologie più innovative che vanno a potenziare diciamo, il ruolo e la strategia della customer experience. Quindi, come dire, qua vediamo appunto i temi che andranno a trattare loro, ma poi li vedremo nello specifico con ciascuno di loro. E poi abbiamo un secondo momento che è quello delle sessioni verticali, parallele, verticali, un'angolazione appunto sulla un'area applicativa. Telecomunicazioni sono 5, partiranno dalle 17:30 e dureranno in parallelo fino alle 18. Sono 5: telecomunicazione, IoT, sanità digitale, gestione documentale, CRM e loyalty. Anche in questo caso relatori appartenenti a Comarca e relatori del mercato, anche giornalisti che interverranno sul tema. Che dire, vi voglio dire che è anche un formato interattivo, perché vi vogliamo portare dentro questo appuntamento. Vogliamo che voi interveniate, che poniate le domande. Avete dei relatori, degli esperti sulla tematica, quindi siate pronti a porre le domande durante tutta la sessione plenaria, le raccoglieremo e diciamo le porremo alla fine della sessione plenaria. Qualora non si riuscisse, perché come vi ho detto la tematica è molto ampia e gli interventi sono molto densi, qualora non si riuscisse a evadere tutte le domande che avete posto, in un momento successivo a breve giro il team Comarca e tutti i relatori che voi coinvolgerete nelle vostre domande vi daranno risposte puntuali con il materiale a supporto. Ecco, io vorrei farvi dare il benvenuto da un rappresentante dell'azienda, che è Massimo Luciani, che è qui collegato con noi, che dà il benvenuto da parte dell'azienda e ci fa anche una fotografia un'istantanea dell'azienda. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto a te, lascerei a te la parola a dare il benvenuto diciamo, alla nostra audience. A fra poco. Grazie Barbara, grazie, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Comarca Digital Innovation Experience 2022.
Come ha introdotto Barbara, questo è un evento che serve a mettere in comunicazione diversi esperti del mercato IT e istituzionali, un momento di riflessione su temi innovativi e trend di mercato. In particolare, questa sessione verterà su diverse aree di business sulle quali Comark ha soluzioni, quindi fanno parte del suo portfolio di soluzioni di business. E a tale proposito volevo fare una breve introduzione sull'azienda per chi non ci conosce, dicendo che Comark è una software house multinazionale specializzata in soluzioni IT, nasce a Cracovia nel 91 e attiva dal 1993 ed è un'azienda fatta di 6.500 professionisti del settore IT, la maggior parte dei quali sono proprio sviluppatori di soluzioni. Infatti, il nostro mercato, il nostro fatturato viene principalmente dalla vendita dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Abbiamo un fatturato in continua crescita, lo scorso anno abbiamo raggiunto 340 milioni di fatturato, siamo quotati alla borsa di Cracovia e siamo attivi su diciamo, un ampio ecosistema di prodotti e soluzioni IT. Siamo nati con il settore delle comunicazioni che io rappresento. Ma poi ci siamo espansi negli anni, quasi in 30 anni, su numerosi settori dell'ecosistema IT. Siamo un'azienda multinazionale, quindi una presenza globale. Abbiamo 58 filiali, 90 uffici in tutto il mondo, gestiamo migliaia di clienti e in Italia abbiamo la nostra sede a Milano ed a Roma. I settori su quali noi ci concentriamo sono principalmente quelli mostrati, quindi telecomunicazioni, sistemi di supporto alla gestione degli operatori, del supporto al business, sistemi ERP e BI, sistemi per la gestione documentale, della fatturazione elettronica e della loyalty, servizi finanziari a banche e assicurazioni, servizi per la pubblica amministrazione. E poi le divisioni sull'internet delle cose, quindi Internet of Things industriali a supporto delle utilities e diciamo, l'ultimo arrivato è quello della sanità digitale, che è un settore molto promettente in questo momento. Io lascio la parola a te, Barbara, per la presentazione Ottimo del presentatore. Massimo, Grazie. grazie Massimo, però io ti rivoglio qui con me perché adesso abbiamo dato il benvenuto e abbiamo praticamente raccontato, scattato un'istantanea dell'azienda, però io mi vorrei focalizzare con te proprio su questo evento, in parte l'abbiamo detto, il filone, il trait d'union, diciamo il fil rouge è l'innovazione. Però io vorrei che tu mi raccontassi appunto meglio l'essenza di questo appuntamento annuale. Cosa significa per voi? Per noi è un appuntamento importante che cerchiamo di organizzare ogni anno, e anche quest'anno purtroppo in formato webinar, perché vogliamo mettere in comunicazione diversi esperti, sia nostri clienti che esperti istituzionali, sui settori nei quali noi sviluppiamo il nostro business, per analizzare i trend e per avere degli spunti di riflessione su questi argomenti. Ottimo, ottimo. Adesso però andiamo sul tema della giornata, quindi filone innovativo Customer Experience. Negli anni passati è stato, diciamolo, trasformazione digitale e cloud. Noi sentiremo, gli speaker che oggi parleranno racconteranno la Customer Experience come abbiamo detto, da diversi punti di angolazione, però voglio sapere qual è la declinazione che voi date, l'interpretazione al tema di oggi, quello della Customer Experience. Sì, Barbara, la Customer Experience per Comark è centrale proprio nello sviluppo delle nostre soluzioni per il business dei nostri clienti. Non solo nella usabilità delle nostre soluzioni, ma soprattutto per l'efficientamento dei processi, l'automazione e la fornire soluzioni che possano accelerare il business dei nostri clienti, in particolare aumentando la soddisfazione dei clienti finali, quindi un modello B2B, B2B o B2B2C. Ottimo. Ecco, me la sostanzi nell'offerta di prodotti, ovviamente non scendiamo nelle technicalities, però vorrei un attimo dare anche un connotato sempre di concretezza a questo nostro appuntamento. Cosa vuol dire? Ecco, come si declina tutto a Sì, livello di offerta? assolutamente, Barbara. Noi fondamentalmente forniamo piattaforme digitali a supporto del business e tramite queste piattaforme digitali sviluppiamo degli strumenti di interazione per i clienti che possono essere dei portali web, delle applicazioni mobili che utilizziamo per tutto l'ecosistema delle nostre piattaforme digitali. Per
Pensiamo per esempio alle piattaforme di telemedicina, e pensiamo a sistemi di customer relationship management per le telecomunicazioni, per il customer care e la vendita, per l'enterprise, CRM per soluzioni di loyalty, piattaforme e quindi interfaccia utente per la gestione e monitoraggio dei consumi energetici in un'azienda o dei processi produttivi in un'azienda. Interfacce per la gestione documentale, interscambio documentale, interscambio di fatturazione. Quindi il filone principale è quello di accelerare il business, dare automazione quanto più possibile ai clienti, perché proprio per dare sostegno al business ai nostri clienti con la soddisfazione dei clienti finali, quindi rendere migliore l'esperienza utente. Ottimo. Massimo, adesso l'ultima domanda, vorrei capire, guardando un po' le frontiere innovative e tecnologiche più innovative, quali sono? Cosa state guardando? Su cosa state sperimentando oggi? Sì, Barbara, la Comarc innanzitutto segue gli standard dell'information technology e partecipa a numerosi forum di innovazione. Quindi seguiamo fondamentalmente, siamo anche parte attiva nei trend principali di mercato. Ti potrei citare tra i temi più innovativi per le telecomunicazioni lo sviluppo delle reti 5G, l'open RAN, quindi la RAN sul cloud, il cloud native è un tema molto importante, lo sviluppo di applicazioni che siano nativamente integrate nel cloud e integrate nell'ecosistema digitale, l'automazione a tutti i livelli e il supporto all'automazione con lo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning. Infatti abbiamo un dipartimento di intelligenza artificiale che si occupa proprio dello sviluppo di questi algoritmi e l'integrazione sulle diverse soluzioni. Abbiamo iniziato su diversi settori e stiamo evolvendo, lo stiamo applicando sempre di più su tutti i settori di cui parleremo. Anche l'omnicanalità è un tema molto importante e farà parte degli interventi di oggi. Io so che poi tu interverrai anche in un vertical che è appunto quello delle telecomunicazioni, so che nel tuo ruolo di Sales Director Telecommunication andrete a toccare un tema molto ovviamente legato alla customer experience, un concetto di total experience, ma non voglio spoilerare troppo, ti ringrazio per aver appunto dettagliato ulteriormente la tematica di oggi e anche il posizionamento nell'innovazione, nel filone, sulla dorsale dell'innovazione di Comarc. Ti lascio, ci rimani con noi, collegato con noi, arriveranno domande anche per te. Ci vediamo dopo, Massimo, grazie mille. E introdurrei il primo grazie speaker, grazie mille, che è Sara Zagaria, Senior Researcher degli Osservatori Digital Innovation. Buongiorno, buon pomeriggio Sara, benvenuta qui tra noi. E Sara ci darà, ci farà una fotografia, io non ho sempre con queste fotografie, ma però disegnerà uno scenario sia qualitativo che quantitativo, ci presenterà il tema, ci lo descriverà e poi ci darà anche una numerica. Quindi direi che è il giusto intervento iniziale per andare a definire la tematica. Sara, lascio la parola a te, ci vediamo più tardi. A me è l'onore di introdurre la tematica e incominciamo a farlo da un punto di vista anche, se vogliamo, di letteratura e quindi di scenario. Che cos'è la customer experience da un punto di vista appunto di letteratura? Si origina da una serie di consumatori, potrebbe essere banale appunto questa definizione, ma appunto una serie di interazioni tra il consumatore stesso e la marca. La marca in tutte le sue forme, che sia un prodotto, che sia la compagnia in generale o parte della sua organizzazione, i venditori, questa relazione, queste interazioni provocano una reazione su tutti i livelli, dal livello personale a un coinvolgimento anche emotivo, sensoriale, fisico. Fin da tempo le aziende si sono un po' impegnate appunto nel approcciare la customer experience per ottimizzare appunto l'esperienza del proprio consumatore all'interno dei diversi touch point di contatto. Diverso è però non solo ottimizzare l'esperienza del consumatore in ogni singolo touch point, diverso è, come vediamo
passare da un approccio multicanale in cui i diversi canali vengono attivati dall'azienda stessa a un approccio omnicanale, all'interno del quale l'azienda stessa integra i diversi canali di contatto in modo da raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato ottimizzare l'esperienza del cliente e quindi farlo sentire, tra virgolette, anche coccolato, fornendogli un'esperienza, come vedremo, integrata su tutti i livelli e cercando appunto di coniugare al meglio i diversi touch point, dal punto fisico al mobile, alla comunicazione via mail. Questo comporta ovviamente delle ottimizzazioni delle performance dell'impresa stessa. Se ci viene bene pensare a questo concetto parlando di consumatore, sempre più questo trend abbraccia non solo gli ambiti B2C, ma anche gli ambiti business to business, all'interno del quale abbiamo evidenziato possono cambiare anche qualche... Sara, ti fermo solo un secondo perché ho rilevato che io ti sento molto bassa, ma credo che anche la nostra platea, per cui siccome il tuo intervento è molto denso di significato, come tutti gli altri, ovviamente però vorrei assolutamente che tu provassi a alzare... Preferisco fermarti, ma... Potrei provare a togliere gli AirPods, non so se... Ti sentiamo meno, ti sentiamo poco, per cui se riesci a mettere... Vediamo? Prova? Così va meglio? È sempre abbastanza basso, prova a vedere se riesci. Proviamoci, Sara. No, non ti sento più. Non ti sento. Il bello della diretta, lasciatemelo dire. Sara, riproviamo. Se no, ecco, non ti si sente. No. Bene, allora... ritorniamo alla situazione iniziale. No, non ti si sente, Sara. No. Non ti sento. Allora, ritorna nella situazione iniziale perché ti perdo, non ti si sente. No, non sentiamo. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a ripristinare la situazione iniziale. Se no... ok. Ok, così mi sentite? Ok, sì, molto meglio. Ok, fantastico. Grazie, okay. Sara. Via. Meglio? Ok, sì. Fantastico. Allora... Dicevo, se questo discorso vale per gli ambiti business to consumer, nonostante appunto cambino qualche touch point e si aggiungano ad esempio i touch point dell'e-commerce B2B, la manutenzione, i trasporti, vale anche appunto nei contesti business to business, dove sempre di più, grazie anche all'evoluzione delle cosiddette buyer personas, si sta assistendo a una crescita dell'importanza della trasformazione omnicanale. In che senso? Di sicuro il buyer B2B si aspetta di vivere da consumatore stesso un'esperienza analoga a quella che appunto a lui vive nella sua vita reale, mettendo in atto anche dei comportamenti di acquisto che sono simili a quelle da lui vissuti come consumatore. Spesso si informano online prima di procedere con il processo di acquisto in un punto di vendita fisico. Questo risulta molto importante in quanto sappiamo bene che nei contesti B2B le relazioni sono spesso duratore nel tempo e ancor di più la buyer persona, in questo caso, necessita di essere coccolata su tutti i touch point di assistenza che ha con l'azienda. Cosa comporta quindi? Detto che appunto questa trasformazione abbraccia un po' in generale tutte le realtà che noi possiamo andare a identificare. Cosa comporta? Sicuramente comporta una trasformazione su quelli che l'osservatorio Omnichannel Customer Experience ha identificato come quattro pilastri fondanti dell'omnicanalità.
Sicuramente bisogna partire dalla trasformazione da un punto di vista strategico. Come? Coinvolgendo il vertice aziendale, identificando nuovi possibili customer e journey che si intrecciano in modo tale da fornire un'esperienza integrata al nostro consumatore, e fondamentale anche impostare delle logiche di misurazione di quella che è poi l'omnicanalità. Poi bisogna passare da una revisione della propria organizzazione in termini di abbattimento dei silos aziendali. Abbiamo tante funzioni che dialogano con il nostro consumatore o cliente, dal marketing alle vendite al customer care, in ottica proprio di collaborazione tra queste funzioni, vedremo dopo in ottica anche di integrazione delle informazioni condivise tra le funzioni. Poi ovviamente lavorare a livello di cultura aziendale a tutti i livelli dell'organizzazione e di creazione di nuove skills. Faccio un esempio su tutti: l'introduzione di nuove figure come il data scientist e il data analyst, che si occupino appunto di andare a delineare quelli che sono i dati attinenti al nostro consumatore. E poi abbiamo, diciamo, quelli che sono i due pilastri che oggi tratteremo e guarderemo un po' più da vicino: quello riguardante i dati e quello riguardante la tecnologia. Fondamentale appunto tracciare e andare a raccogliere tutti i dati che transitano all'interno della nostra azienda in ottica di data enrichment, di customer intelligence e di attivazione del dato nei confronti del consumatore, e a questo proposito ci supporta ovviamente la tecnologia. Tecnologie di front-end, tecnologie di back-end che consentono anche di automatizzare e personalizzare sempre meglio il dialogo col nostro consumatore per renderlo sempre più integrato. Quindi, andando appunto a concentrare l'attenzione su questi ultimi due pilastri, andiamo a porre lo sguardo su quali sono questi dati che vengono generati all'interno dell'ecosistema aziendale. Vediamo dei centri concentrici all'interno del quale ci si sposta l'attenzione dalla singola azienda, all'interno del quale abbiamo tantissime fonti di dato, dal CRM alle transazioni, ai dati di prodotto, alle informazioni di assistenza. Spostando l'attenzione verso i cerchi più esterni, ci spostiamo dalla compagnia a quelle che abbiamo chiamato la core value chain, quindi il rapporto tra l'azienda stessa e i fornitori e i canali distributivi diretti, e la value chain più estesa, quindi che abbraccia provider tecnologici, data marketplace, canali distributivi. Vediamo quindi come le fonti di dato sono potenzialmente molte da raccogliere. Dobbiamo quindi attivare una giusta omnichannel data strategy, che vede in cima appunto a questo schema innanzitutto la mappatura dei touch point, ovvero, come abbiamo detto all'inizio, la comprensione di tutti quelli che sono i canali di comunicazione tra l'azienda e i propri clienti, in modo tale anche da identificarne le caratteristiche per ciascuno di essi. Parallelamente a questo, il disegno dei customer journeys e delle customer personas, in ottica proprio di integrare questi touch point, e poi ovviamente progettare un'architettura dati che si accompagni proprio a tutto questo flusso. Il flusso dell'Omnichannel Data Strategy l'abbiamo composto in tre fasi fondamentali: la fase di data, suddivisa in raccolta, ovviamente GDPR compliant, e integrazione dei dati stessi, all'interno della quale i dati vengono riconciliati per andare a creare quella che viene chiamata la vista unica sul nostro cliente. All'interno della fase di insight invece procediamo con l'analisi e lo sviluppo di appunto insight utili per il nostro business, che verranno utilizzati all'interno della fase di execution, all'interno della quale proprio i dati e le informazioni precedentemente raccolte e analizzate vengono utilizzate all'interno di diversi processi come quello di marketing, quello di customer care e così via. Fondamentale è anche la fase di retroazione. Dallo sviluppo e dall'ascolto della relazione con il nostro cliente è importantissimo continuare a reiterare questo ciclo in ottica di ottenere e migliorare sempre di più l'interazione col consumatore o il cliente stesso. Ma andiamo un po' a comprendere come si posizionano le aziende all'interno di questo flusso. Per quanto riguarda la fase di raccolta, possiamo vedere molto bene che se, per quanto concerne i dati di prima parte, più o meno
3 aziende su 4 giudicano buona o ottima la propria capacità, con dei picchi anche abbastanza positivi per certi settori particolari come quello delle telco, quello bancario assicurativo e quello del retail. Per quanto concerne invece i dati esterni, solo un'azienda su 4 giudica buona o ottima la propria capacità. Questo su cosa si riflette? Si riflette sul fatto che un'azienda su 2 percepisce come rilevante la mancanza di dati sul consumatore come una barriera rilevante nell'implementazione di una strategia omnicanale. Questo processo, come vedremo nel seguito, abbiamo visto che è fortemente interdipendente, quindi la capacità di raccolta dei dati, successivamente l'integrazione e così via, si riflette a cascata anche sulle fasi successive. Vediamo quindi che, passando nella fase di integrazione dei dati, già troviamo delle percentuali minori. Solo un'azienda su 4, infatti, riesce a integrare le informazioni in ottica di creare la single customer view. Quindi meno di un'azienda su 4 riesce a profilare i clienti in una maniera corretta, utilizzando fino a 4 voci a disposizione dell'azienda stessa. In questo ci viene a supporto la tecnologia. Quali sono le tecnologie un po' fondamentali per la gestione della customer experience? Abbiamo identificato ad esempio una tra tutte, la customer data platform. Solo un'azienda su 4 ha introdotto una tecnologia di questo tipo e meno di un'azienda su 5 ha a disposizione un software per la raccolta e l'analisi sistematica della voice of customer del proprio cliente. Passando poi per la fase di insight e analytics, anche qua c'è possiamo vedere come c'è ancora tanto lavoro da fare. La maggior parte delle aziende infatti porta avanti analisi di tipo descrittivo e solo meno di un'azienda su 4 porta avanti analisi di tipo predittivo e ancora pochissime invece sono riuscite a integrare analisi che noi chiamiamo evolute, quindi di tipo prescrittivo o automatico. Anche da un punto di vista delle figure professionali e supporto, stiamo andando avanti, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Molte aziende hanno introdotto dei data analyst che consentono appunto di avere una prima scrematura, un primo filtro sull'analisi dei dati, ma ancora c'è molto da lavorare sull'introduzione di figure più evolute come quelle del data scientist. In questo senso i settori che abbiamo evidenziato come più evoluti sono quello delle telecomunicazioni e quello bancario assicurativo, all'interno delle quali le percentuali si attestano ad esempio raddoppiando appunto il loro valore. Passando poi all'ultima fase, che è quella più importante, all'interno della quale le aziende appunto valorizzano i propri dati in ottica appunto dei diversi processi, notiamo come il 33% delle aziende è soddisfatto della propria capacità di valorizzazione dei dati, ma solo il 12% delle aziende stesse dichiara di utilizzare i dati stessi all'interno della personalizzazione dell'esperienza nelle attività di marketing, vendita e customer care. In questo ci viene in supporto un piccolo alert però, perché il 25% delle realtà intervistate dichiara di essere in grado di fornire accesso ai dati distribuiti, accesso distribuito ai dati raccolti all'interno delle diverse business unit. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dei pilastri aziendali a livello organizzativo, abbiamo detto che la base stessa dell'omnicanalità è la condivisione dei dati all'interno delle business unit che approcciano il cliente, e una percentuale così bassa comunque dimostra come c'è ancora tanto da lavorare in questo senso. Quali sono quindi le tecnologie che abbiamo a disposizione a supporto dell'omnicanalità? Sono diverse, abbiamo citato la Customer Data Platform come esempio virtuoso per attivare la single customer view, ma non è l'unica. Qua possiamo vedere un panel di tecnologie differenti, dal CRM al data lake, al data warehouse, a altre tecnologie più evolute come le customer data platform, ma anche
le tecnologie a supporto, ad esempio, dell'analisi dei dati, tipo le data visualization, oppure la data scientist e l'artificial intelligence. Quindi, ovviamente, la tecnologia in questo senso rappresenta un fattore abilitante per l'implementazione di strategie omnicanale, ma è fondamentale anche andare a analizzare quali sono le esigenze intrinseche all'interno della propria realtà per iniziare un percorso di trasformazione coerente con l'azienda stessa. Concludiamo appunto questo scenario andando a identificare qual è lo stato di maturità delle aziende che stanno investendo all'interno di una strategia omnicanale. Per fare questo abbiamo utilizzato i pilastri che vi ho presentato in precedenza, quindi quello strategico organizzativo e quello inerente ai dati e alle tecnologie che abbiamo approfondito appunto all'interno di questa piccola presentazione di scenario, e li abbiamo posizionato le aziende che hanno risposto appunto al nostro questionario all'interno di una mappa. Come possiamo vedere, partendo dal quadrante in alto a sinistra, a destra, che risulta quello più evoluto, gli Omnichannel Master risultano solamente il 9% delle aziende che hanno risposto alla survey. Ancora quindi c'è molto da fare, nonostante questo segmento rispetto agli anni precedenti sia comunque in leggero aumento. Molti ancora, quindi un'azienda su 5 circa, ha iniziato a intraprendere questo percorso ed è stata posizionata come Omnichannel Novice, quindi nel segmento opposto rispetto all'Omnichannel Master, e la gran parte delle realtà si distribuisce abbastanza equamente tra chi ha iniziato questa trasformazione da un punto di vista organizzativo, ma senza essersi dotato ancora delle corrette tecnologie per approcciarla, e chi invece ha preferito approcciare questa trasformazione da un punto di vista tecnologico, ma senza ancora essere riuscito, né a livello di cultura aziendale né di abbattimento dei silos organizzativi, a approcciare appunto questa trasformazione. La restante parte, come vediamo, si colloca in una via di mezzo, quindi sta cercando di proseguire in un approccio un po' più equilibrato tra i due assi. Barbara, io mi scuso per appunto l'inconveniente audio, spero che mi abbiate sentito bene per la seconda parte dell'intervento. Sara, io raccolgo, sei stata perfetta anche nei tempi, raccolgo sempre alcune frasi che hai detto. C'è ancora molto da fare, però si sta facendo. Ecco, io guardando, siamo al quinto osservatorio che fate su questa tematica, se non sbaglio, confermi? Confermo, sì. Ecco, quindi a me pare che se si potesse sintetizzare si è passati però un po' dalle parole ai fatti, poi c'è molto da fare, non c'è un discorso, una visione sistemica, un muoversi in modo sistematico, però diciamo che ci stiamo muovendo in questo senso. Ecco, io vorrei da te sinteticamente però avere un'idea di quali sono i benefici principali di un'applicazione, di un'implementazione corretta di una strategia omnicanale. Grazie, sì, assolutamente d'accordo, nel senso che appunto come ho analizzato all'interno della mia presentazione, si sta facendo molto e le aziende stanno cercando di comprendere, come correttamente dicevi, quali sono i benefici a supporto. I benefici un po' li possiamo dividere come benefici tangibili, quindi che si rifanno anche poi a degli impatti sui conti economici delle aziende, a benefici intangibili. Per farti qualche esempio, possiamo ad esempio dal punto di vista del consumatore avere degli impatti sui ricavi stessi delle aziende. Se aumentiamo ad esempio attraverso una scelta oculata di quelle che sono le campagne di marketing cross canale, possiamo aumentare i tassi di conversione delle campagne stesse. Possiamo avere, grazie all'integrazione dei dati tra il customer e il sales, un aumento delle azioni di up e cross selling all'interno della nostra realtà. Possiamo assolutamente avere degli aumenti anche dei livelli di servizi interni e quindi anche da un punto di vista di processi interni, di qualità di processi. Quindi, ad esempio, la nostra vendita può ottimizzare il tempo, la nostra forza vendita può ottimizzare il tempo di raccolta delle informazioni,
possiamo ottimizzare i flussi logistici grazie a una scelta oculata delle attività della forza vendita, integrandola con altri processi. E poi abbiamo tutta quella, diciamo, panel di benefici intangibili che però accompagnano anche la crescita di un'azienda stessa, dalla brand identity alla, ovviamente, soddisfazione maggiore del consumatore, ma anche, ad esempio, la soddisfazione del dipendente. Se gli forniamo al dipendente o all'operatore, ad esempio, di contact center, delle informazioni aggiornate in tempo reale con cui può discutere con il proprio cliente o il proprio consumatore, sarà più soddisfatto e riuscirà a trasmettere anche meglio sia i valori dell'azienda, sia magari a trasformare un lead in un cliente più soddisfatto. Grazie mille, grazie Sara, rimani grazie con a te, noi, Barbara. Abbiamo la sessione plenaria, sessione Q&A finale, tieniti pronta per le domande, immagino arriveranno numerose. A più tardi, ciao Sara. Adesso passiamo all'intervento di, andiamo sulla tematica CRM e Customer Loyalty. Allora, il tema che verrà trattato qui è quello cookiesless, perché andiamo a toccare, il punto di partenza è quello della direttiva dell'Unione Europea e Privacy Regulation, che va a limitare l'utilizzo dei cookie e quindi in qualche modo la Customer Loyalty può rappresentare lo strumento per diciamo dare ascolto e per ascoltare le preferenze e le esigenze degli utenti senza intervenire in modo così invadente ed invasivo. Abbiamo uno speaker ancora di Comark che è direttamente credo dalla Polonia, Mr. Piotr Kowalski, che è Vice President Consulting Airline and Travel Loyalty di Comark. Hi. Hey Barbara, thank you for the introduction. Welcome, how are you? Mr. Kowalski, welcome and thanks to be with us. The virtual stage is for you. Thank you very much. Appreciate the introduction. Thank you, Barbara. I hope everyone can hear me well. Well, very well. Very good. Guys, I probably will be one of the very few today's speakers who will speak English. I would love to speak in that lovely Italian language, but this time you have to accept me with English language. Piotr Kowalski, I'm a VP Consulting responsible for airline travel loyalty at Comark. And today, really, I wanted to put some perspective on a major challenges that we have in the area of a customer experience, personalization, in a kind of a new world that is shaping again the way we are doing digital marketing. I wanted to expand a little bit on what Sara was saying about, I mean, and she very well structured the topics of a data and technologies as a core dimensions that will be driving the customer experience. But I wanted to pick one particular item from the area of data, which is a topic of ownership of data. Yeah, I mean, we know today we've got a great level of detail of data. We've got great technologies that can deal with it. But I think what we are standing in front of as the entire, I mean, economy, we are standing in front of the challenges regarding the data ownership itself. So let me a little bit expand on that topic. I mean, what I believe is what we are seeing is a customer experience. And what we mean by customer experience is also evolving tremendously. I mean, we all have been talking for a decade or so about the digitalization, yeah? But initially when we thought about the digitalization, we rather thought about, I mean, typical promotional activities. Very quickly, it has converted to the distribution topics. But today, I think we're waking up in a world where there are a lot of the businesses that do not only digitalize the services and products that they had already for the purpose of selling them and promoting them, but they are actually delivering them digitally. If we look at the companies such as, I mean, Uber, Netflix, all the streaming capabilities, these are the 100% native digital companies. And I think it opens a completely new era of how businesses will evolve, because on the one hand, we have those who grew up as a digital native companies and they have completely different challenges than those who are trying to, I mean, acquire digitalization as a form of
of doing business or supporting an existing business. But what they all have in common, I mean, they all, first of all, struggle, but they, on the other hand, they have a huge aspirations in terms of the personalization. I mean, probably if I would ask a lot of the leaders which are here in that forum, I mean, what is one of the key initiatives that you are having for the next years ahead is to achieve a hyper personalization. Let's be honest, it's not an easy aspect, yeah? And it's not a matter of technology itself. It's not even the matter of a data, which I will talk about in a second, that is fundamental, but it's pretty much all about the processes that we have around that. It's not enough to have just a technology to provide hyper-personalization. Hyper-personalization needs to be built into the DNA of how we actually operate. But of course, the personalization is extremely dependent on data. Yeah, we cannot personalize communication, offer, service, without the appropriate data that propels all of that. So data is pretty much that supports all of that. I mean, here I'm just showing you the slide that personalization is among one of the top challenges. It's a data from 2016 from Forrester. So it really means that we will be putting so much focus on it. But ahead of us, I think we've got challenges that not every business today is fully aware of that. I mean, when I say personalization requires data and processes, let's focus on the data first. I mean, data is pretty much a fuel for the personalization. And one big fundamental question is, I mean, do we have access to the data? Do we control that data? Do we actually own that data? So for over a decade, I mean, we have been living in a world where we have been doing a lot of the business that was based on the data that we were not generating by ourselves as our own businesses. We have been generating that data, or rather acquiring the data, from the third party channels. So let's look at those channels. Which were those? I mean, a lot of our marketing efforts and a lot of our digital marketing have been based on cookies. I'll come back in a second what type of cookies we actually have been dealing with. The other area have been the social media channels. From the perspective of any brand, if I'm a telco company, if I'm an airline, if I'm a retailer, let's be honest, in various cases, I actually do not own that data. It is a data that propels my digital marketing, but at the end of the day, I have a very limited control over that. Let's start with the cookies. Yeah, I mean, it's a very nice name. But what type of cookies we are floating in our universe? I mean, three major types, if we can categorize them: the session cookies, which are, I mean, temporarily helping to service during the session the customer while they are, I mean, reviewing our offers, where they are shopping with us, where they are simply closing a transaction. There are a first party persistent cookies. So these are the kind of a long term cookies written into our devices so that they help us with a quicker login, with a recognition of us in the channels. But some kind of a holy grail of a digital marketing where most of the budgets were actually hidden, where a lot of the trading have been actually happening, were the third party persistent cookies. So so-called tracking cookies, which were properly our ads, social media, communication, and web analytics. So this definitely is an element that will be changing and to a certain extent will be disappearing from the market. So a lot of the companies who today are basing their digital marketing purely on a tracking cookies, I think they will very soon find themselves in a rather challenging situation. Let's go further. I mean, how does the tracking cookie really work? I mean, first of all, it works on the unique ID. In theory, it doesn't identify us personally. Yeah, it just identifies us as an object, as a kind of a number, as a kind of an object within the network. But it tracks our history, so the pages we have visited in the past, duration of the visits, actions, even the click through rates for the specific links. And of course, it collects our interest and allows a great profiling. What we are seeing coming from the major vendors, platforms around the world, be it Facebook, be it Google, be it web browsers, we are seeing that this era of a
of a third party tracking cookies actually will be disappearing. We have first attempts of that. I mean, Apple introduced a very restricted policy around third party cookies, where they have to explicitly ask customer whether they actually allow to collect from their devices the third party cookies data and share it with anyone else. So with that new era where we will, as a consumer, will be asked actually for permission to be tracked, of course, our opt-in rates will be much different than we had to opt it out from it. We do have a commitment from the major players like Google until 2023. Google also will completely eliminate the third-party tracking cookies. And let's look around all the ads we have in the internet. They've been actually based on that. So here, the environment is changing. The second area where we see continuous changes throughout the years are the social media platforms, which have been an enormous source of a data to variety of different brands that were enabling us to do the great personalization. Well, we are seeing continuous higher and higher restrictions and making the data available to the brands. So from this perspective, I mean, companies who were basing their digital marketing purely on the data from social media platforms, tracking cookies, I think they will find themselves in a difficult situation, because they might simply from one day to another or throughout the months, they might find themselves that they've not deposited enough own data, which they can base business at. So I think there's a fairly big challenge in front of us, in front of a lot of brands, how they will be doing digital marketing going forward. So let me put some perspective. I mean, it's a kind of a commonly available data and the knowledge how the data kind of layers they in every industry look like, and where I believe the industries should primarily focus at in order to build a sustainable ownership of the data. And that's kind of a pyramid that categorizes types of data. I mean, for the moment, I believe we can identify the major four layers of the data. We can call it the zero-party data. That's the data that customer intentionally shares with us when they sign up an account with us, when they sign up to our loyalty program. They intentionally give us and hand us over data. They are sometimes very willing to do so under the condition that they are going to receive in return something that is extremely meaningful to them. The next layer of the data is the third-party data. Yeah, it's the first-party data, which is collected for the traditional interaction with the customer. Customer walks into to our store, identifies himself with a card during a transaction. Customer actually have been using our running shoes that have been connected to the app. So they might not be sharing the data with us intentionally, but they are accepting actually to hand over some of the data over to us. And then there are failure layers, yeah? Second party data, which is a data that is shared by partners based on the commercial agreements. Yeah, we've been seeing a lot of the, yeah, we can call it data trading between the variety of different partners. And definitely this is the area which will be more and more challenging. But something that definitely will be soon disappearing as a best model of doing digital marketing are the cookies. So where I believe that in order to build a really sustainable future in terms of a digital marketing, creating personalization, it will be really how fit and how effective we are in building the so-called net data, the data that is shared directly with the brand, that the brand owns, and that customers actually fully aware and actually willing to share with us. I think this is a fairly new challenge. That's why going forward, we will be seeing in the market a lot of the initiatives, how to build a better marketing initiatives that will allow us to collect more of such a high qualitative but also very transparent data. You know, I'm coming from the loyalty industry, and as a kind of a final remark to my short highlight of the business problem, I am a great believer of the fact that loyalty programs, loyalty mechanics, loyalty programs in a variety of different models, be it the points-based programs, voucher-based programs, subscription-based programs, will actually become the major gateway for majority of the brands to generate that net data.
the data based on which they will be able to drive, first of all, personalization, and as a result, great satisfaction in the areas of customer experience. So with that, I'll stop here. That was a short overview of, I believe, a critical opportunity, but also a problem that we will face in the digital marketing space going forward. Thanks Barbara? A lot, Mr. Kowalski. Thanks a lot for your interesting speech. Have a nice evening. Bye. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Bye bye. Lo ringrazio, purtroppo non ci sono, non abbiamo possibilità di approfondire, avevo alcune domande ma dobbiamo proseguire perché il tempo stringe e voglio dare spazio a tutti gli speaker, per cui arriviamo adesso a Francesco Micarelli che è Digital Transformation Consultant e lo inseriamo uno scenario telco. Buon pomeriggio Francesco. Eccoci qua. Buongiorno. Allora, io partirei subito con te perché voglio prima di tutto, prima di entrare appunto nello scenario, abbiamo parlato di tecnologie, ne ha parlato Sara come elementi abilitanti e noi andiamo a vedere il filone dell'innovazione nella tecnologia. Però voglio prima un attimino capire il tuo ruolo, perché è interessante, non sei legato a un'azienda, hai un background forte nell'ambito telco, però tu sei consultant di digital transformation. Cosa vuol dire farlo? E farlo lì, forse a volte, dalla Nuova Zelanda? Me lo racconti? Velocemente. Sì, sì, Barbara. Guarda, senz'altro devo dire avere la doppia esperienza sia europea che anglosassone, quella neozelandese, lo rende anche molto interessante. Essere consultant di digital transformation significa un po' capire tutti gli aspetti del business, diciamo, sapere interagire a 360 gradi, perché anche come dicevano Sara e Piotr, si tratta oggi di integrare l'aspetto tanto commerciale quanto care, quanto tecnologico, persone, processi. È molto complesso. Si tratta anche di avere una grande consapevolezza di quelli che sono i trend tecnologici e di cosa si può offrire oggi alle aziende in termini di diciamo interventi a breve termine ad alto valore. Chiarissimo. Ecco, allora vediamolo il ruolo delle tecnologie. Ecco, tu hai questo compito di portarci un approccio innovativo di utilizzo di tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale a supporto a servizio della customer experience, che è il nostro fil rouge della giornata. Lascerei a te il palco virtuale, ci vediamo dopo, Francesco. Grazie mille Barbara. Sì, ho pensato di condividere con questa platea un business case riguardo l'applicazione di tecnologie avanzate di machine learning ed AI, in particolare per il miglioramento del Net Promoter Score, che è una misura che si è andata affermando negli ultimi anni come probabilmente una delle dei KPI chiave per quello che riguarda la fidelizzazione. In questo contesto vorrei prima di tutto fare una breve introduzione a cos'è il Net Promoter Score per chi non è proprio ferrato nello specifico, partendo da quello che Fred Reichheld nel 1996, lavorando per la Bain & Company, cominciò ad intravedere come una grande opportunità. Si erano resi conto in effetti che c'era un grande effetto moltiplicativo nell'ambito commerciale tra l'incremento della fidelizzazione dei clienti e l'aumento dei profitti di un'azienda, ovvero investendo un certo ammontare di risorse e di sforzi per incrementare la fidelizzazione dei clienti si poteva ottenere un incremento dei profitti veramente considerevole. Negli anni fino al 2001 hanno continuato a sviluppare il concetto fino a creare quello che è il Net Promoter Score, ovvero una misura, un KPI, una metrica compatta e quantitativa, abbastanza semplice e intuitiva per poter misurare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Che cos'è? Molti di noi saranno familiari con quelle domande quando ci viene chiesto di quantificare da 0 a 10 la nostra propensione a raccomandare un prodotto o un servizio ai nostri conoscenti. Ciò che noi forniamo come valore da 0 a 6 per una compagnia significa che siamo dei detrattori in sostanza alla promozione di un certo bene o servizio, prodotto o servizio. 7 o 8 è un valore neutro, quasi viene considerato passivo, mentre 9 o 10 sono valori di promotori, diciamo che saremo attivi in futuro a raccomandare un certo prodotto o servizio ai nostri conoscenti.
Facendo una sottrazione fra la percentuale dei promotori e quella dei detrattori, si ha un valore che è appunto il Net Promoter Score. In letteratura, anche nell'industria, questa metrica unica, benché molto potente, ha anche degli aspetti, diciamo, collaterali. Essendo così compatta, ha anche bisogno di essere incrociata con informazioni aggiuntive per poter dare una visione a 360 gradi e più complessa poi di quali sono le ragioni o le motivazioni che spingono un cliente ad essere fidelizzato e quindi anche un promotore o meno. Certamente quello che è divenuto ben chiaro negli anni è che questo tipo di metrica è validata da ciò che si sperimenta in ogni settore merceologico, ovvero che la raccomandazione di un prodotto o di un servizio da parte di una delle persone vicine è senz'altro il veicolo che genera più fiducia nei clienti. Quindi indubbiamente ha di per sé un merito, diciamo un gran merito nel misurare questo livello di fidelizzazione. Ora vorrei passare al case study che volevo approfondire con voi oggi. Mi trovavo nel 2020, nella prima, proprio all'inizio, come direttore del programma di Digital Transformation in Vodafone New Zealand, e quindi mi trovo ad incontrare il responsabile della Customer Care di Vodafone New Zealand, che mi illustra quali sono le sue problematiche e cosa vuole raggiungere con la Digital Transformation. Questo mio collega Mark comincia ad illustrarmi una situazione in cui gli executive gli hanno dato l'obiettivo di trasformare il suo settore da un settore principalmente reattivo di risoluzione di problemi ad un settore attivo di vendita e di cross-selling e upselling dei prodotti. Purtroppo il landscape in cui Mark si muoveva era quello di un operatore che in 15 anni aveva implementato tecnologie in maniera stratificata e a macchie, quindi non integrata. Come dicevano Sara e Piotr prima, non avevano questa singular view visione unificata del cliente, quindi con dati molto non strutturati e anche problemi nel capire quali erano le dinamiche sottostanti la soddisfazione del cliente. Peraltro avevano una situazione in cui c'era un grande numero di chiamate multiple, quindi valori di chiamate multiple da parte del customer per poter risolvere le proprie problematiche, e peraltro avevano fatto un investimento recente in un chatbot con una tecnologia di ultimo grido che non stava dando i risultati sperati. Quindi l'obiettivo era quello appunto di liberare gli operatori per potersi focalizzare sulla commercializzazione, ma questo non stava avvenendo. Mark aveva sintetizzato tutto questo in un obiettivo di 20% di miglioramento del Net Promoter Score in un anno dall'inizio del progetto e 40% di first call resolution, vuol dire incrementare di 40% il numero di problematiche che venivano risolte alla prima chiamata, che per lui era un indicatore importante del miglioramento del suo servizio. Andiamo a vedere come immediatamente, diciamo che consultandomi con il mio team di data scientists, che stavano peraltro lavorando nella data fabric della compagnia, abbiamo immediatamente capito che Mark aveva bisogno, per poter rigirare la situazione, poter avere un impatto immediato sul suo settore, aveva bisogno di qualcosa di innovativo. E abbiamo deciso di applicare tecnologie di machine learning e di artificial intelligence ai suoi canali, in particolare operatori e chatbot. In che modo? Innanzitutto, Mark, come sapevamo, non aveva la possibilità di capire bene qual era l'interazione, come stava avvenendo l'interazione tra gli operatori e il customer, perché l'ascolto delle registrazioni delle conversazioni era effettivamente molto lungo, ci voleva molto tempo per ottenere dei dati e comunque non erano così esaustivi. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato il machine learning alla trasformazione delle conversazioni in dati e poi abbiamo applicato dei filtri di interpretazione, quindi capire quali sono le parole chiave delle conversazioni, qual era un po' il sentimento che emergeva durante le conversazioni e in base alle azioni che l'operatore prendeva, come poi variava l'umore del cliente. Questo poi ci ha portati all'implementazione di un qualcosa di molto interessante,
ovvero abbiamo realizzato sullo schermo proprio dell'operatore, abbiamo reso disponibile una misura predittiva del Net Promoter Score. Quindi mentre l'operatore, immaginate l'operatore che ha una conversazione con il customer e mentre parlano, il sistema, il machine learning, diceva che probabilmente il Net Promoter Score era 5. E a quel punto l'operatore aveva a disposizione delle misure aggiuntive per poter migliorare la performance e la soddisfazione del cliente. Quindi questo, diciamo, è stato un'interazione, un intervento molto innovativo da questo punto di vista. Per quanto riguarda chatbot, la situazione era relativa alla la tecnologia praticamente non capiva immediatamente che cosa volevano i clienti. Magari tutti noi siamo familiari con situazioni quando il bot ci chiede più informazioni o ci chiede se ha capito bene cosa vogliamo. Oppure ci passa un operatore, ma l'operatore non è l'operatore giusto e l'operatore magari non ha le informazioni poi per risolvere il nostro problema. Tutto questo avveniva nel dipartimento di Mark, e quindi ciò che abbiamo fatto è stato applicare il machine learning e l'artificial intelligence alle dinamiche, al decision tree del bot che avevano acquistato, basandolo appunto su questa analisi della conversazione e delle parole chiave. Questo ha incrementato di gran lunga l'abilità del bot di capire esattamente che cosa voleva il cliente, e a quel punto con delle accortezze aggiuntive abbiamo minimizzato appunto i trasferimenti ad operatore, chiamati handoff, trasferimento appunto dal bot all'operatore, e abbiamo anche incrementato la capacità di trasferire poi la chiamata all'operatore più adatto, che ha appunto le capacità e lo skill set per poter migliorare il servizio e chiudere quanto prima il ticket. Volevo solamente illustrare brevemente qual è stata poi la roadmap, perché si allaccia a quello che dicevano Sara e Piotr nelle loro iniziative, siamo dovuti nelle loro presentazioni. Ci siamo basati inizialmente appunto sull'implementazione di una data platform, perché la questione del data è fondamentale per poter offrire questo tipo di servizi enhanced al cliente. Abbiamo poi fatto un'analisi, un periodo di analisi, e abbiamo creato dei modelli di machine learning. Tutto questo ha preso, ci è voluto fra 3-4 mesi. Poi l'elaborazione di procedure nuove per gli operatori e l'elaborazione di nuovi KPIs ci ha portati fino ad un go live circa 7 mesi dall'inizio del progetto. Ciò che è stato poi effettivamente la misurazione live del risultato è stato quindi di 5 mesi, in cui abbiamo anche elaborato delle dinamiche interne di trasferimento del know-how per rendere la compagnia perfettamente indipendente nel gestire poi modelli nel long run. Vorrei darvi un po' un overview di quello che è stato il risultato di di questo progetto, di questo esperimento con Vodafone New Zealand. Si è raggiunto il 34% di incremento di first call resolution. Questo devo dire che è stato soprattutto grazie ai dati che Mark è riuscito a raggiungere e ad ottenere con la nuova piattaforma, che gli ha permesso anche di andare a parlare con i suoi colleghi, in particolare in finance per quanto riguarda il billing e con la network. In questo modo sono riusciti ad ottenere e a creare dei processi di risoluzione automatica di problemi che erano più ricorrenti nella gamma delle problematiche che presentavano i customers. L'80% di riduzione nell'end-off da parte del chatbot, questo è stato un risultato ottimo, perché sostanzialmente risparmia molto del tempo degli operatori che erano a disposizione del team, e si è ottenuto grazie all'automazione dell'apertura dei ticket attraverso il chatbot. Quindi il machine learning e l'AI unite a ciò che stavamo facendo poi lato service management ha permesso di automatizzare l'apertura di ticket e la risoluzione degli stessi senza dover passare da un operatore, quindi riducendo di gran lunga il tempo passato con un operatore live. Il risultato finale, il 24% di incremento del Net Promoter Score, 4% più delle attese, che è un risultato diciamo outstanding, è stato raggiunto anche grazie a quel piccolo accorgimento, no, di dare
la predizione del Net Promoter Score agli operatori, perché nelle nuove procedure abbiamo inserito delle dinamiche lì dove il Net Promoter Score era basso, per esempio c'era la possibilità al di sotto di una certa soglia magari di offrire anche un voucher o di intraprendere delle azioni, diciamo, di che andavano, degli sweeteners, che andavano un po' a migliorare la relazione col cliente e anche a fidelizzarlo più nel lungo termine. Devo dire che questo è stato un risultato veramente outstanding, contando la brevità dell'intervento e quanto poi c'è stato, diciamo, da parte, insomma, l'investimento che ha fatto il dipartimento. Devo dire che il valore che hanno ottenuto è stato assolutamente remarkable. Direi che questa è la mia presentazione. Vi ringrazio, dato il breve tempo a disposizione. Sì, Francesco, velocissimamente ti voglio fare una domanda. Grazie per essere passato sempre dalla teoria alla pratica, perché vogliamo, come abbiamo detto, portare concretezza, quindi case sono veramente benvenuti, ne avremo poi a seguire altri. Però volevo chiederti, ecco, guardando, noi siamo andati qui a parlare un po' di tecnologia, a parte i numeri, doppia cifra, interessanti, ecco, queste percentuali. Ci sono, guardando appunto i fronti più innovativi tecnologici, altre tecnologie nel trattamento del dato? Il dato non è stato un termine molto utilizzato nell'automazione, ecco, che tu vedi molto utili per abilitare, per essere a servizio di questa tematica della customer experience. Un po' ne abbiamo già parlato, ma vorrei da te, che qui è il cappello un po' del tecnologo, anche un'indicazione in questo senso. Assolutamente sì. Devo dire, Sara e Piotr hanno già accennato l'importanza chiaramente dei data analytics, che è assolutamente la linfa vitale dell'azienda moderna. Non si può prescindere da una piattaforma efficiente da questo punto di vista, che sia prescrittiva e automatica per quanto riguarda gli analytics, assolutamente. Devo dire che i trend che poi si sono affermati nel tempo e continuano ad affermarsi sono quelli della transizione verso i as a service, no? Quindi SaaS piuttosto che tecnologie di questo tipo, transizione di piattaforme integrate e as a service, senza dubbio danno alle aziende oggi una grande flessibilità per poter affrontare problemi che non si avevano fino a qualche anno fa. Cioè oggi, per esempio, in ambito telecomunicazioni, un operatore, un nuovo entrante, diciamo, che può affermarsi sul mercato con una spesa molto bassa rispetto a quello che hanno pagato gli incumbent, no? Che sono sul mercato da 20-30 anni, e con soluzioni molto più integrate ed efficienti. Quindi chi si trasforma oggi deve senza dubbio investire nella resilience e nella flessibilità, senza dubbio. Ottimo, tu ci sarai anche nella sessione parallela con Massimo Luciani, andate a approfondire quel tema che ho detto della total experience applicato alle telecomunicazioni. Grazie Francesco, e ci vediamo dopo nel momento conclusivo, grazie ancora. Passiamo a un altro momento che è quello che va ad affrontare la tematica della sanità digitale. Lo facciamo con un operatore telco e precisamente con nella persona di Luca Monti, che è Head of 5G and IoT di Win3. Ciao Luca, buongiorno, buon pomeriggio, eccoti qua. Ciao, allora, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, Luca, per l'invito. Eccoci qua, con te vorrei capire dove si incrociano il cammino di innovazione di Win3 con quello di Comark, a che punto siete di questa relazione, se si è creata, mi racconterai tu. Sì, si è creata. Allora, vi racconto un pochino quella che è stata l'evoluzione della nostra partnership. Di fatto il nostro primo contatto risale a 3 anni fa, è quasi stato incidentale, perché eravamo in uno stesso panel istituzionale, ricordo si parlava di 5G, e c'era questa azienda che io al momento non conoscevo se non veramente da lontano, questa Comark. Non sapevo neanche se si pronunciasse Comark o Comarch, poi mi hanno corretto i colleghi, mi hanno detto Comark. Era un panel istituzionale, e ricordo che noi a quel tempo, inizi 2018, eravamo alla ricerca di un partner che fosse capace di sviluppare con noi soluzioni, in quel caso medicali, per il monitoraggio dei pazienti, quindi in ambito medicale, perché avevamo bisogno di un partner che collaborasse alla creazione di casi d'uso di telemedicina
nell'ambito appunto della sperimentazione ministeriale del 5G. Ricordo che tutto si concretizzò molto velocemente, nel senso che ci fu entusiasmo in entrambe le parti ad abbracciare il progetto, e quindi anche tutto quello che poi è stato il formalismo della partnership è stato di conseguenza molto, molto veloce. È una partnership che si è sviluppata ed è in corso quindi di sviluppo anche su diverse dimensioni. Per come l'interpretazione... Sì, beh, certo, per come la interpreto io, ma come la interpreta in realtà l'azienda che vuol trarre il massimo del vantaggio della collaborazione è quella di svilupparla sulle varie dimensioni possibili e applicabili. Una dimensione, ad esempio, è quella, come abbiamo detto, dell'innovazione stessa. Fino a metà 2020, di fatto, con Comarc abbiamo sviluppato casi d'uso di monitoraggio di pazienti fragili nella città dell'Aquila, nell'ambito appunto del trial della nuova tecnologia 5G. Questa nuova tecnologia telefonica, quindi diciamo l'esperto di telecomunicazioni, cosa fa? Una rete di telecomunicazione che ha una prerogativa di diventare sempre più veloce, capace di accogliere su se stessa milioni, se non miliardi di oggetti in più rispetto a quanti ne poteva gestire prima, quindi questo concetto di massività, di interagire tra sensori intelligenti e servizi abbattendo i ritardi. Ecco, queste nuove frontiere della tecnologia le abbiamo testate con in un ambito appunto innovativo all'Aquila con Comarc, provando appunto questi casi d'uso di monitoraggio, quindi questi strumenti che permettevano a distanza di registrare e trasportare ad alta velocità i parametri vitali dei pazienti. E questa è stata una prima dimensione, quella proprio dell'innovazione. Altra dimensione che abbiamo testato direttamente in azienda è stata quella che abbiamo voluto sviluppare sul welfare aziendale. Abbiamo provato, ad esempio, a usare questi kit diagnostici portatili di Comarc, portandoli nelle nostre sedi, quindi dando la possibilità ai nostri collaboratori di andare a farsi degli automonitoraggi dei parametri vitali principali, quindi elettrocardiogramma, il peso, tutto in maniera ovviamente autonoma, con tutti i crismi della privacy, con la possibilità poi da parte del presidio medico di guardare questi dati ed eventualmente contattare poi la persona laddove ci fosse una qualche stranezza, ad esempio nell'elettrocardiogramma. Ecco, questo ci ha permesso, ad esempio, di raccogliere soddisfazione da parte dei colleghi e raccogliere quindi dei feedback positivi, perché, ad esempio, alcuni colleghi sono stati indirizzati proprio a degli approfondimenti, avendo notato magari qualcosa di strano. In ottica evolutiva, pensiamo alla possibilità, e ci stiamo ragionando, di implementare questo tipo di servizi di monitoraggio in sedi non presidiate, ma collegate altresì come centro stella, attraverso un centro stella di un presidio medico centralizzato, quindi un bel servizio di welfare. Speriamo di implementarlo. Altra dimensione, quindi abbiamo detto innovazione, welfare aziendale e il mondo del business, soluzioni per le aziende. Abbiamo inserito Comarc all'interno di un portafoglio di soluzioni di telemonitoraggio destinate tipicamente ai grandi gruppi ospedalieri, alle residenze sanitarie assistite, cioè tutte quelle strutture che si avvalgono di servizi di telemonitoraggio o comunque di una visita strutturata con raccolta di parametri vitali che poi vengono sono oggetto di storage nei sistemi. Ecco, queste sono soluzioni che ci accompagnano presso i clienti. L'altra dimensione è ancora quella del B2C, quindi il mondo classico del consumer, il privato. Come sapete, Wind3 ha una presenza capillare sul territorio, oltre 8.000 negozi, quindi abbiamo la capacità di ascoltare i bisogni delle persone, eliminiamo la distanza tra le persone, questo è il nostro purpose. Quindi più di questo, perché non rispondere ad esempio a necessità di contatto tra un parente anziano, ad esempio, non più autosufficiente, attraverso ad esempio la tecnologia? Ecco, ci sono venuti in mente i braccialetti intelligenti di Comarc, attraverso una soluzione full care che permette appunto tramite la connettività di Wind3 di restare sempre vicini alle persone care, progettato per essere indossato 24 ore al giorno, impermeabile, batteria lunga durata, sensori anticaduta e così via, il tutto con il classico utilizzo dell'app che permette appunto di geolocalizzare e di entrare in contatto con la persona cara in qualsiasi momento.
Lo vogliamo vedere il video di questa applicazione? Che, perché siamo a quattro dimensioni, secondo me qua ci vuole proprio credo, una testimonianza. Credo che sì, si serva proprio okay. per vedere effettivamente qual è, in cosa consiste questa soluzione. Sì, grazie. Assolutamente. Allora, la necessità più importante per me è stata quella di trovare questo bracciale orologio, qualche cosa che mi permettesse di controllare mio padre a distanza, in quanto negli ultimi mesi, un anno e mezzo, ha perso molto la memoria e la facoltà di orientarsi. Quindi la mia preoccupazione principale era quella di poterlo perdere di vista, non rintracciarlo più. E quindi mi sono affannata a trovare oggetti del genere, in primo momento in effetti su internet. Il maggior beneficio nell'aver utilizzato e utilizzare questo bracciale è il fatto di poter controllare mio padre sempre. Ha la sensazione di stargli vicino, lui ancora oggi esce, passeggia, si va a comprare il giornale ed io ho l'impressione di poterlo controllare, di sapere sempre dove sta. La qualità della vita di mio padre e quindi di conseguenza quella mia sono sicuramente migliorate, e questo perché è molto semplice utilizzare questa applicazione sul telefonino, un banale smartphone. Hai la possibilità di vedere subito dove sta, volendo puoi eseguire una telefonata e soprattutto ricevi dei messaggi di allarme se cade, e questo è successo, e quindi sei in grado di poter comunicare subito con lui facendo una telefonata in viva voce. E è stato del tutto occasionale e però fortunato la possibilità di ottenere e comprare questo bracciale rivolgendomi in un negozio di Wind 3 di telefonia qui presente a Frascati e spiegando ai negozianti che avevo bisogno appunto di un oggetto del genere, e loro avevano in effetti questo braccialetto e me l'hanno mostrato e mi hanno fatto vedere come era semplice installare l'applicazione e poter avere in effetti la conferma di controllare mio padre quando volevo tutti i giorni. Direi che si commenta da solo, Luca, l'efficacia sì. di questa applicazione. Quale miglior testimonianza è una cliente che dice mi è migliorata la qualità della vita. Quindi diciamo la tecnologia credo che abbia assolto perfettamente il suo ruolo. Quindi con Comarc parlate il sanitese, cioè il vostro entry point per lavorare nel contesto della sanità digitale, insomma. Diciamo il sanitese è un termine che abbiamo coniato semplicemente per dire che quando un operatore di telecomunicazioni deve spingersi in un dominio di servizio che lascia un pochino quello che è il classico ambiente di comfort, la comfort zone, diciamo, dei servizi ad alta velocità, e quindi di connettività, voi fissa, voi mobile, ma deve, per ragioni anche di necessità a questo punto, entrare in una catena del valore di servizio dove svolge un lavoro di orchestratore di servizio, non solo più soltanto di provider di connettività ad alta velocità, è chiaro che vai a incontrare degli ambiti sui quali chi ha le competenze su quel servizio devi portarlo a bordo, deve accompagnarti dal cliente, deve parlare quella lingua. Quindi quando abbiamo coniato il concetto di sanitese era solo per dire che, perché questo sì, in realtà si sposa con tutti gli ambiti industriali ad elevata complessità, quando ci si incontra con dei bisogni evoluti, bisogna portarsi, andare a fianco, a braccetto con qualcuno che parla quella lingua, che sa interpretare esattamente dei bisogni, e noi insieme a loro costruire delle soluzioni che rispondano esattamente a quella necessità. Concetto un po' di ecosistema evoluto. Ecco, infatti mi sembra che la logica un po' della partnership tutto estesa e la logica di ecosistema oggi più di ieri valga molto e sia molto efficace, insomma. Sì, esatto, certo. Cioè, un operatore di comunicazioni ha la necessità di evolversi, lo chiede il contesto.
come sai, come sanno tutti, ormai i prezzi delle commodity che sono le SIM, i telefoni, eccetera, si stanno veramente comprimendo. C'è una corsa all'accaparramento dei clienti e i clienti sono sempre gli stessi, purtroppo, per cui a furia di sconti la marginalità a un certo punto chiaramente va in sofferenza. A questo punto la necessità di andare su dei servizi cosiddetti beyond the core, quindi un servizio ICT evoluto che permetta di avvicinarci a una componente di servizio anche da valore aggiunto, andando a proporre nuove soluzioni come orchestratori, come abilitatori di questi nuovi servizi. E la tecnologia 5G, ma in realtà in generale l'evoluzione tecnologica, ci consente di giocare un ruolo sempre più importante nel erogare servizi di qualità, affidabilità e continuità di servizio. Abilitatore di servizi pervasivi e innovativi, possiamo dire. Ecco, l'hai già in parte detto, le dimensioni da sviluppare insieme sono tante, però ecco, mi piacerebbe capire il next step di questa collaborazione, tenendo anche presente quelli che sono questa iniezione di investimenti forte che viene dal PNRR, Recovery Fund, ecco, anche proprio in logica proprio di sanità digitale. Un ultimo appunto dichiarazione in questo senso. Sì, beh, il piano di ripresa e resilienza è assolutamente un'opportunità, non lo dico io, lo dicono persone ben più altisonanti, e va proprio nell'ottica, in particolare nell'ambito della sanità, va nella logica di avvicinare i servizi di telemedicina, di monitoraggio, di assistenziale alle case delle persone, evitando il trasporto delle persone, e in questo periodo ci siamo resi conto quanto è importante o quanto sarebbe importante avere un meccanismo che permette di controllare le persone e stare vicino, dandogli i giusti suggerimenti e le giuste prescrizioni senza portarli al pronto soccorso. Ecco, queste sono un po' la nuova frontiera, cioè la missione 6 in particolare, quella appunto che si occupa missione 6 componente 1, che è in quella in particolare che si occupa di reti di prossimità, strutture di telemedicina, si occupa proprio di incentrare, vedere la casa come primo luogo di cura e di telemedicina, con degli obiettivi anche piuttosto sfidanti. Vado a memoria, qui si parla di 2026 come obiettivo 10% di popolazione di età superiore ai 65 anni presa in carico attraverso questo tipo di servizi a distanza. Quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti. Se pensiamo poi che queste soluzioni a elevato contenuto digitale devono essere integrate con quelle che sono le prospettive di fascicolo sanitario elettronico, quindi database centralizzati in cui i dati del cliente, delle persone, del cittadino e dei pazienti vengono immagazzinate in modo tale da essere consultate anche a distanza, in caso di second opinion, da strutture ospedaliere che non sono magari quella che ha preso in carico la prima volta. Ecco, tutto questo pensa il ruolo di un operatore di telecomunicazioni, quanto può essere importante. Concludo che dicendo che in particolare sul capitolo di telemedicina il governo ha stanziato un miliardo di euro, e quindi questo è per me la prova che ora si fa sul serio. Quindi protocolli che da un punto di vista teorico sono stati addirittura da diversi anni stipulati nelle conferenze Stato-Regioni e così via, passati di competenza regionale, a questo punto devono essere messi in piedi. Anche perché dalle parole, infatti, anche qua mi sembra che sia la frase corretta. Grazie Luca per il tuo intervento. Si esce dalla sperimentazione e si va in campo. Grazie per il tuo intervento di valore. Siamo nei tempi, ti ringrazio moltissimo per essere stato sintetico e molto efficace. Grazie, ti tengo per la chiusa finale. E allora passiamo all'ultimo intervento. Abbiamo con noi Andrea Ausigli, che è Data Innovation Manager di GS1 Italy, che ci parla degli standard GS1 per gli eventi e gli oggetti connessi. Buon pomeriggio Andrea, tu hai largo compito di chiudere questa sessione
plenaria. Con te andremo ad affrontare un tema che è cross perché è trasversale, che è quello della standardizzazione e dell'interoperabilità. Però lo applichiamo un po' a un contesto vertical e poi ci sarà anche la sessione specifica su questo tema, che è quello dell'IoT. Però permettimi di chiederti, perché io ho guardato sul sito e ho letto che dice che siete quelli del codice barre, quindi il linguaggio globale della trasformazione digitale. Mi racconti chi è esattamente GS1 e insomma come sviluppa il tema degli standard? Grazie Andrea. Mm. Grazie e buon pomeriggio a te e a tutti gli intervenuti. Sì, volevo cercare di inquadrare innanzitutto chi è GS1 e cosa fa, perché probabilmente non è noto a tutti. Tanto per cominciare, GS1 non è un'azienda, ma è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha tra le sue finalità la promozione dell'adozione di standard aperti per portare efficienza nei processi di supply chain. In realtà, per far capire chi siamo e cosa facciamo, come hai anticipato, noi usiamo spesso questo stratagemma, verbale, per cui siamo quelli del codice a barre, perché il codice a barre è sostanzialmente l'elemento che ci caratterizza da ormai quasi 50 anni. Il primo prodotto con un codice a barre stampato sul package è passato ad una cassa di un supermercato, come vedete, nel lontano 1973. E nel corso di questi decenni GS1 ha costruito su quella, primo mattone, un intero castello di soluzioni e strumenti standard a disposizione di tutti i mercati, tutti i settori. Come dicevo, è un'organizzazione globale che è presente in più di 120 paesi nel mondo. Io qua oggi rappresento GS1 Italy, che è il branch italiano di questo network, di questa organizzazione. GS1 Italy è, come dicevo, un'associazione senza fini di lucro che riunisce ormai ben più di 35.000 imprese, quasi 40.000 imprese associate di settori diversi. Come dicevo e come è chiaro dal codice a barre, appunto il settore di elezione, quello da cui deriva tutto quanto, è quello del largo consumo, che è anche il settore più maturo e più nel quale gli standard GS1 sono stati più adottati. Però oggi gli standard GS1 sono adottati anche in settori che sono completamente diversi e lontani da quello originale. Si è parlato molto di healthcare, di sanità. L'healthcare è uno dei settori in cui gli standard GS1 si sono affermati nel corso degli ultimi anni soprattutto, ed è cruciale per molti processi anche in quell'ambito. Oltre alla sanità, poi altri settori che si stanno via via consolidando nell'uso degli strumenti GS1, quindi la logistica, le costruzioni, eccetera. Eccomi. Adesso cerchiamo di trovare l'aggancio con la tematica di oggi. Ecco, come vi incrociate voi, come vi agganciate al tema della customer experience, che appunto è topico e centrale oggi? Ma allora, la customer experience è un argomento che incrocia le nostre attività da sempre, direi, ma soprattutto negli ultimi anni, quando appunto, come è già stato testimoniato dalle presentazioni che mi hanno preceduto, è diventato un argomento di estrema attualità e interesse per ormai tutte le aziende di tutti i settori, anche e soprattutto quelle del largo consumo, a cui noi principalmente facciamo riferimento. Però quello che volevo raccontare molto brevemente è un po' qual è il processo che porta alla definizione degli standard che fanno parte del nostro set, perché è importante comprendere che GS1 come organizzazione è un'organizzazione cosiddetta
user driven, quindi è un'organizzazione che agisce su sollecitazione e stimolo degli utenti che adottano o hanno intenzione di adottare degli standard aperti. Per cui le diciamo attività di GSWAM di solito iniziano in ambiti diversi e sono, come dicevo, originate da attori e attività che sono al di fuori del perimetro di GSWAM. Qua, giusto per citare qualche esempio, appunto, possono essere associazioni di standard come ISO o altre organizzazioni di standard diverse da GSWAM, o consorzi di aziende. Il Consumer Good Forum è un consorzio globale di aziende del largo consumo dove tutte le imprese più rilevanti a livello globale sono rappresentate, o anche enti regolatori e governativi, l'Unione Europea, FDA per quello che riguarda il mercato, ancora una volta, healthcare degli Stati Uniti. Insomma, queste organizzazioni, questi attori, diciamo, rappresentano il problema, un problema da risolvere, e nel perimetro delle attività GS1, in maniera totalmente collaborativa e precompetitiva, insieme si trova una soluzione che, ripeto, porta ad uno standard aperto a disposizione di chiunque e che ha come unico obiettivo quello di portare efficienza nei processi e supportare, diciamo, soluzioni ai problemi esposti. Quindi questo è il modo in cui lavora GS1. Cosa si ottiene in questo modo? Si ottiene appunto che si genera un network e un circuito virtuoso di trust tra tutti gli attori che fanno parte di questo network collaborativo, e di fatto il patrimonio di standard aperti, di strumenti creati da GS1, abilita l'interoperabilità tra soluzioni diverse che possono essere, come dire, sviluppate da provider, da solution vendor di qualunque settore, basandosi appunto su delle regole chiare e condivise che sono appunto i nostri standard, per portare trasparenza e visibilità nei processi e in ultima analisi valore in tutta la filiera, insomma, end to end, come si dice. Per dare giusto un flash velocissimo su quelli che sono gli ambiti di attività di GS1, questa slide è estremamente densa e ovviamente non la commenterò nel dettaglio, ma è semplicemente per dire che l'attività di GS1 si declina su tre grossi capitoli di attività, che sono quelli che vedete nel titolo, cioè Identify, Capture and Share. Vuol dire che tutto parte, come si diceva, dal famoso codice a barre, che in realtà dal punto di vista simbolico delle barre stampate sul package è un simbolo, una rappresentazione grafica che consente di automatizzare la lettura e la gestione di un numero, che è quello il vero, diciamo, core, il vero nocciolo del sistema GS1, cioè il numero che identifica in quel caso un prodotto. Ma come vedete nella parte in alto bordata di azzurro, l'identificazione del sistema GS1 passa per qualunque entità della filiera che parte dal produttore di un determinato bene fino al consumatore finale, che è appunto l'ultimo anello della catena. Quindi c'è un numero, un codice di identificazione per ogni oggetto di quella filiera. Ci sono strumenti diversi per rappresentare questi codici, che appunto vanno dal codice a barre tradizionale che conosciamo a quelli più evoluti bidimensionali, come il QR code che abbiamo imparato a conoscere recentemente, ma anche altre tecnologie come per esempio le etichette in radiofrequenza o i tag in radiofrequenza, che sono un altro modo per rappresentare le informazioni di codifica e identificazione. L'ultimo settore, ambito di attività di GS1, ha a che fare con la standardizzazione delle modalità di gestione dei dati
relativi ai prodotti e entità identificate da un codice GES1. Quindi quando parliamo di gestione dei dati, parliamo poi di condivisione di informazioni che possono essere di natura, diciamo, descrittiva, i master data o le informazioni anagrafiche, insomma, cosiddette, fino a informazioni estremamente dinamiche che, per esempio, supportano i processi di tracciabilità e trasparenza della filiera. Quindi il percorso che un prodotto ha seguito dalla sua origine, dalla sua fabbricazione fino al suo consumo da parte del consumatore finale può essere registrato attraverso uno standard GES1. In veramente 20 secondi per raccontare appunto di cosa si tratta, di quale standard sto parlando, lo standard si chiama IPCIS ed è uno standard che consente di registrare in maniera, come dicevo, diciamo condivisa e concordata delle dimensioni informative dei dati che servono a identificare in maniera chiara ogni singolo evento accaduto al prodotto, all'oggetto nel corso del suo ciclo di vita. Quindi le dimensioni sono: qual è l'oggetto sul quale portiamo la nostra attenzione, dove sta accadendo un determinato evento, quando sta accadendo e quale evento sta accadendo a quell'oggetto. Dove per evento intendiamo per esempio la sua produzione, il suo confezionamento, il trasporto, la distribuzione, fino, ripeto, alla vendita e, perché no, allo smaltimento del package da parte del consumatore finale. Quindi, giusto per dare un esempio di un'applicazione di questo standard, qua sono riportati alcuni possibili eventi registrabili nel corso di una, diciamo, del ciclo di vita di un prodotto alimentare, quindi in una supply chain agri-food cosiddetta, per usare un termine che va molto di moda, from farm to fork, quindi dal campo contadino, insomma, del produttore fino alla vendita al consumatore finale. Questo è un ambito tipico di applicazione di tutti gli strumenti GES1. Grazie mille, eccomi qua Andrea, anche per la sinteticità, hai portato anche i tuoi esempi, mi pare poi di capire che quest'ultimo standard di cui tu hai parlato, proprio per dire che lo standard è dinamico, sta arrivando alla versione 2.0 che porterà anche ulteriori benefici, insomma, e aderisce a quelle che sono le istanze appunto delle necessità degli utenti. Ti fermo qui e ti ringrazio per questo tuo intervento. Io, abbiamo raccolto domande, però siamo andati leggermente lunghi. Tra l'altro il tema è così interessante, denso, come ho detto, si poteva allargare moltissimo. Però ora è il momento delle sessioni parallele, che ve le ricordo, telecomunicazioni, le telecom con il tema della Total Customer Experience, l'IoT che va a focalizzarsi sullo smart logistics, poi abbiamo la sanità digitale, vantaggi dell'estensione del monitoraggio, sessione della gestione documentale come Comarca supporta la filiera verso l'era della digitalizzazione e poi CRM e loyalty, l'abbiamo visto, però il focus sarà più sulla tematica dell'empatia e dell'ascolto appunto delle necessità del consumatore. Io ringrazio voi che ci avete ascoltato ed ora vi incamminate nei percorsi verticali paralleli. Ringrazio i nostri speaker che hanno dato senso, forma al tema della customer experience da diversi entry point. È un tema, abbiamo detto, molto centrale, importante, strategico. Qualcuno dice che non è parte della strategia aziendale, ma forse un po' forte, ma è la strategia aziendale. Comunque mette al centro l'experience e riguarda un tema tutto tondo, persone, processi ed è abilitato dalle tecnologie. Servono logiche di ecosistema e di partnership e serve affidarsi a coloro che vi possono accompagnare in questo viaggio. Io vi ringrazio, è stato un piacere e buone sessioni verticali e parallele. Un ringraziamento a tutti. Grazie Barbara, grazie a tutti.
voi. Grazie Massimo, grazie partecipanti. Speaker, state pronti della plenaria, perché a brevissimo vi passeremo tutte le domande arrivate dall'audience, dalla platea, e così daremo risposte quando manderemo il materiale dell'evento. Grazie a tutti per la partecipazione.